Amici sportivi di Video Nola, benvenuti allo spettacolo del Trofeo Jack qui dal Centro Sportivo Maracanã. Con me a farmi compagnia e soprattutto a supportarmi al commento tecnico Giorgio Lisio. Buonasera a tutti gli amici di Video Nola. Giorgio, la partita del giorno è Milan-Tottenham. Un rapido sguardo alle formazioni e cosa ne pensi di queste due compagini in campo stasera? Ma guarda, non sono... Guarda, le due formazioni hanno bisogno sicuramente di punti, sono affamate di punti. Il Tottenham, pur praticando un buon gioco, si trova ultimo nella classifica del Trofeo Jack. Il Milan invece si trova qualche punto già accumulato, però ancora fame di vittorie. E andiamo a... Prego Giorgio. No, dicevo, voglio concludere dicendo che le due rose sono competitive e mi auguro di vedere una bella partita, Giando. E andiamo ad osservare nel dettaglio la composizione delle due rose, partendo dal Milan allenato da mister Troiano, che schiera in campo portiere Vincenzo Fuschillo, poi in difesa il numero 8 Alessandro Simonelli, numero 10 centrocampista Massimiliano Simonelli, attaccante con il numero 2 Antonio Auricchio, come anche Massimo Russo in attacco con il numero 9, Marco Cutolo numero 11 agirà a centrocampo, mentre invece il numero 7 Gianluca Iovino giocherà in difesa. Tottenham rimaneggiato dalle assenze, che potrà contare sul supporto e sulla direzione di mister Luigi Dubbioso e del presidentissimo Giuseppe Onofrietti. In campo scenderanno Luigi Napolitano con il numero 10, che è anche capitano della squadra inglese, Filippo Masi con il numero 2, Michael Di Carluccio con il numero 7, Giuseppe Nunziata con il numero 4, Giacomo Damiano con il numero 6, mentre Severino Caporaso sarà il portiere di questa formazione con il numero 1 fra i pali della porta d'oltremanica. Espletate le funzioni di rito tipiche del calcio, tipiche del futsal, tipiche del Trofeo Jack, attendiamo qualche attimo per il fischio d'inizio di questa gara, con le due rose impegnate a perfezionare il riscaldamento. Possiamo già provare ad immaginare i cinque iniziali, Giorgio, per ogni rosa? Guarda, io sto vedendo un po' dal riscaldamento del Milan, sicuramente il numero 11 Marco Cutolo partirà nel quintetto titolare, mentre nel Tottenham vedo un Filippo Maria Masi inamovibile per gli Spurs. Intanto è giunto in campo, non senza problemi, il portiere Caporaso, che adesso sta allacciando le scarpette, e vedo che la formazione del Tottenham si compone con Napolitano, il capitano, che partirà ovviamente titolare, Damiano, probabilmente impegnato a fare il pivot, mentre c'è anche Nunziata con il numero 4 che dovrebbe partire a sua volta titolare. Invece il Milan sta un po' tenendo nascoste le sue carte, non si riesce a capire, ma ecco, abbiamo i 5 anche per il Milan, con ovviamente Fuschillo fra i pali, Simonelli a difesa, i due Simonelli in campo, con Cutolo, come hai già ampiamente previsto, e Auricchio a completare il reparto avanzato. Finalmente può iniziare la partita. Falsa partenza. Fischio d'inizio, parte la sfida fra Milan e Tottenham, valevole per la giornata odierna del Trofeo Jack. Attenzione, subito il Milan in pressing alto con Cutolo, che prova ad impensierire la difesa avversaria. Arriva una punizione in seconda. Un bel gesto qui, Giando, da parte del numero 2 del Milan. Sì, Auricchio si è reso autore di un ottimo gesto di fair play. Nunziata, palla al piede, manovra per Napolitano, che prova a scaricare centralmente, ma Simonelli fa ottima guardia. Cutolo sulla sfera, prova a scambiare con Auricchio. Nunziata fa buona guardia a sua volta, ma ancora rimessa laterale per Auricchio. Simonelli prova a verticalizzare rapidamente, ma il suo passaggio è molto impreciso.
Attenzione, torna a manovrare Caporaso, Cutolo palla al piede, prova a liberare il destro, ottima parata di Caporaso che a freddo riesce a disimpegnarsi molto molto bene, ma non riparte il contropiede del Tottenham. Mauricio prova a velocizzare il tiro, ma Caporaso fa ottima guardia. Masi, Caporaso palla al piede, Nunziata cerca una soluzione, prova a dare in profondità per Masi che si è staccato dal reparto difensivo ma non riesce a controllare bene la sfera. E Iovino fa buona guardia, Simonelli, ancora Iovino, riparte da Fuschillo, sfera centrale per Auriccio, Auriccio prova il tiro e arriva la segnatura su una disattenzione, un infortunio occorso a Caporaso. Milan 1, Tottenham 0, ha segnato Auriccio. Già hanno poco da dire su questa conclusione di Auriccio, una conclusione centrale, Caporaso non è stato attento nell'occasione. Intanto si sono spenti alcuni fari, ma la partita può proseguire tranquillamente. Masi, Nunziata, Damiano, Damiano continua a manovrare, palla al piede, cerca una soluzione ma rimessa laterale per il Tottenham, ancora Damiano, Nunziata scambia con Damiano, il break di Iovino, Masi fa buona guardia, protegge la sfera, Masi sul punto di battuta, Nunziata, Nunziata prova a riorganizzare i suoi, cerca un passaggio centrale per Napolitano, riparte il contropiede del Milan, Auriccio, Cutolo sulla fascia, la mette in mezzo e Masi si disimpegna non senza difficoltà, Nunziata guadagna un fallo che risolve la situazione, pressing alto del Milan che cerca di concretizzare fin da subito il suo gioco. Intanto Damiano prova a darle in profondità ma Napolitano era rimasto qualche metro più dietro. Iovino, Auriccio, Simonelli, si riparte sulla fascia destra del Milan, ha un controllo infelice Cutolo, Nunziata, Masi centralmente, ancora Nunziata, serve in profondità Damiano, Iovino fa ottima guardia, riparte con Auriccio, il Milan, i rossoneri, ancora palla al piede Auriccio, prova il destro, ribattuto da Masi, Nunziata in profondità ma poche idee e anche confuse per il Tottenham. Come ti è sembrato questo approccio alla gara? Sì Giando, un approccio da parte del Tottenham sconclusionato direi, azione molto confuse come giustamente hai già detto te, e il Milan ne approfitta perché inoltre il Tottenham mi sembra anche molto lento nell'impostare, quindi il pressing impostato dal Milan è sicuramente, può dare sicuramente qualche frutto. Intanto Caporaso prova a servire centralmente, Napolitano ha uno stop molto felice, prova a far ripartire l'azione ma si torna indietro, Masi, Nunziata e anche in questo caso la palla si spegne in un fallo laterale, riparte Iovino, Simonelli prova a verticalizzare come pochi minuti prima, identica verticalizzazione, poco precisa, molto frettolosa, Caporaso palla al piede, serve Masi, il break di Iovino, Nunziata scalcia l'avversario e l'arbitro decreta una punizione indiretta. Intanto Caporaso chiama la barriera, Nunziata e Damiano a fare da schermo alla porta inglese, Masi pronto a staccarsi sul tiro in seconda e arriva il palo clamoroso di Iovino che con il suo destro centra il palo che teoricamente doveva essere presidiato da Caporaso che anche in questo caso ha un controllo di palla poco felice e Cutolo si getta come un falco per realizzare il 2-0, Milan 2, Tottenham 0, stavolta ha segnato Cutolo. Sì, un Cutolo rapace in questa occasione, bravo Caporaso nella prima situazione però non altrettanto lesto nel fiondarsi sul pallone conquistato da Cutolo con fermezza e rabbia che gli è valso questo 2-0 meritato. Un Tottenham a fasi molto alterne che paga delle disattenzioni difensive abbastanza palesi e intanto perde palla
ancora una volta il Tottenham, il Milan torna a manovrare attraverso una rimessa laterale. Jovino gira per Fuschillo fra i pali. Auricchio. Auricchio continua, prova il destro e c'è l'ottima risposta da parte di Caporaso, che riscatta dei momenti di bassa attenzione con delle parate importanti. Anche in questo caso Jovino prova a trafiggere la porta avversaria con un tunnel ai danni di Nunziata, mentre c'è il primo cambio da parte del Tottenham. Nunziata si accomoda in panchina e viene sostituito da Di Carluccio, mentre l'azione continua a svilupparsi offensivamente per i bianchi. Napolitano col destro non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Jovino, d'esperienza, scarica palla sulle gambe di Di Carluccio e guadagna un'importante rimessa laterale. Ancora Jovino prova a servire in profondità Cutolo, il passaggio è perfetto. Cutolo manovra palla al piede, prova a liberare il destro, ma Masi fa buona guardia. Auricchio, cambio, battuta. Regole molto restrittive per quanto concerne la battuta dei falli laterali qui al Trofeo Jack. Damiano, Masi, palla al piede. Ce l'ha sul destro, cerca soluzioni di passaggio. Napolitano si offre per la sponda. Auricchio. Auricchio prova a liberare il destro, il tiro e la grandissima segnatura da parte di Auricchio. Milan 3, Tottenham 0, che gol! Grande Giando, veramente un gran gol da parte di Auricchio, bomber vero, ha insaccato questa rete alla destra del portiere Caporaso, che ci ha provato a evitare la rete, però il tiro era veramente ben piazzato, veramente un gran gol. In questa frazione iniziale di primo tempo c'è da dire che Auricchio ha avuto un impatto sulla gara a dir poco devastante, presente in un modo o nell'altro in tutte le segnature. Sì, Giando, il Milan ha impostato la strategia attorno al suo bomber con un Cutolo che ogni tanto si fa vedere, prova a scambiare e devo dire anche con molta sicurezza e con molta efficacia. Intanto il Milan riparte a seguito di un fallo, Simonelli ammaccato dal body check di Nunziata. Jovino palla al piede, torna a manovrare, ancora Simonelli centralmente a ridosso della fase difensiva. Ancora Simonelli, rimessa laterale. Auricchio giostra sul cerchio di centrocampo, si propone Cutolo, prova a liberare il destro, il tiro alto. Giando, buona però l'iniziativa di Cutolo, qui se n'è andato molto bene, molto rapido, bravo. Sì, ottimo spunto, il Milan sta dominando in campo anche per un approccio atletico nettamente migliore rispetto al Tottenham. Intanto Damiano torna a manovrare col destro, il tiro impreciso, si spegne addirittura in rimessa laterale. Qualche timido sussulto offensivo grazie anche all'ingresso di Carluccio, ma per il momento è notte fonda per il Tottenham, mentre invece il Milan sta trovando bel gioco. In questo caso Cutolo spreca il possesso, di Carluccio, palla al piede, cerca delle soluzioni, c'è poco movimento e viene prontamente recuperato da Simonelli, che esce in marcatura, si disimpegna attivamente della sfera. Auricchio, ottimo possesso, giostra sulla sfera, sembra danzare, palla al piede e anche in questo caso libera il destro, che viene disinnescato da Caporaso, che ha non pochi grattacapi oggi. Giando, però mi sembra che i difensori del Tottenham siano un po' molli. Sì, sarà anche a causa del risultato che li sta progressivamente demotivando, ma l'approccio difensivo del Tottenham è totalmente da rivedere in questa fase di gioco. Intanto il Milan torna a manovrare, palla al piede con Simonelli, Massimiliano Simonelli, numero 10, è entrato da pochi secondi in campo. Jovino, Cutolo, Auricchio si è spostato in fase difensiva. Intanto contrasto duro fra Di Carluccio e Simonelli. Rimessa laterale per il Tottenham. Nunziata palla al piede, tenta il tiro. Occasione abbastanza velleitaria che si spegne senza particolari problemi per Fuschillo ai lati della porta da egli presidiata. Damiano prova a far filtrare la sfera, ma
Il Milan è attento, Iovino, Fuschillo palla al piede, ancora Iovino sulla fascia sinistra di competenza dei rossoneri. Fuschillo, di nuovo Iovino, lascia sul posto Damiano, torna a più miti propositi, passa da Oricchio, Simonelli. Il fallo di Carluccio. Auricchio, palla al piede. Masi blocca la sfera. Contrasto duro da parte di Simonelli. Di Carluccio guadagna una rimessa laterale. Damiano centralmente prova il tiro, rimpallato da Iovino che si immola e difende la porta. Giando, mi pare che con l'ingresso di Carluccio il Tottenham abbia acquisito un po' di personalità, un po' di coraggio. Qui ci ha provato lo stesso Didi Carluccio e speriamo per l'andamento del match che questo dato si riveli fondato. Sì, è vero, dall'ingresso di Didi Carluccio il Tottenham è diventato agonisticamente più valido, anche più cattivo che nel futsal, serve la giusta cattiveria. Intanto Russo, la prima occasione di Russo si rivela molto molto interessante, si spegne di pochissimo al lato della porta difesa da Caporaso. Dicevamo che il Tottenham adesso sta manovrando con la giusta cattiveria. Intanto Damiano di Carluccio prova a liberare il destro, ma c'è il ritorno provvidenziale di Iovino che mura la porta rossonera. Intanto Damiano torna a manovrare, Simonelli spazza in fallo laterale, ancora di Carluccio sul punto di battuta. Damiano palla al piede, gira la sfera a favore di Nunziata. Masi, Damiano, buon palleggio da parte del Tottenham, ce l'ha sul sinistro Damiano, lui è un destro come anche Di Carluccio e la palla si spegne lateralmente, non si esce da quella zona. Masi controlla abbastanza macchinoso, prova un tacco illuminante ma viene rimpallato dalla difesa rossonera, abbastanza coriaceo in questa frazione di gioco. Intanto Di Carluccio prova un improbabile stop di anca destra. Auricchio torna a manovrare, palla al piede, passa sul sinistro, adesso ce l'ha sul destro, passa a Simonelli che sta giocando da difensore. Auricchio lascia sul posto Damiano, Simonelli tenta l'imbeccata a favore di Russo ma la palla si spegne in fallo di fondo. Caporaso prova a servire Di Carluccio. Iovino ancora una volta presidia attentamente il cerchio di centrocampo. Damiano palla al piede a seguito della rimessa laterale, prova ad involarsi, fermato da Iovino che guadagna anche la rimessa laterale. Fuschillo, Iovino ancora, Fuschillo c'era sul destro, prova a servire in profondità Russo che viene anticipato da Masi. Iovino, Fuschillo, Auricchio tenta la magia. Caporaso di destro per Nunziata, serve Di Carluccio che prova a dialogare rapidamente con Damiano e c'è la rete del Tottenham, una parata abbastanza approssimativa di Fuschillo e accorcia le distanze il Tottenham con la rete di Damiano. Milan 3, Tottenham 1. Sì, Giando, qui Fuschillo non è andato giù bene, è sembrato un po' lento. Il tiro è stato abbastanza potente da sovrastarlo e depositarsi in rete. Intanto torna a manovrare palla al piede Marco Cutolo, rientrato da pochi secondi in campo, come anche Simonelli. Tornano i titolari, ma intanto Damiano ha una buonissima occasione ed arriva il 3-2. Assolutamente inaspettato, un tiro di sinistro che si insacca alle spalle di Fuschillo. Milan 3, Tottenham 2 ed adesso diventa dura. Giando, si è riaperta la partita, quindi maggiore spettacolo, maggiore occasioni da gol, è quello che volevamo. Vediamo un po' se questo Tottenham ce la farà ad agganciare i rossoneri. Lo spettacolo del Jack, nel giro di un minuto la partita è cambiata totalmente, da 3-0 sembrava avviarsi al termine del primo tempo con un netto vantaggio, una netta predominanza del Milan, ma adesso torna il Tottenham in avanti sull'onda dell'entusiasmo. Damiano tenta il gran destro ma gonfia la parte sbagliata della rete, che spettacolo. Guarda, Damiano ha iniziato la partita in una posizione più arretrata, adesso si trova più a fianco a Di Carluccio e sta esprimendo il meglio di sé, vediamo un po', ma attenzione a Milan. Intanto Cutolo da gran solista, Russo ha un controllo tutt'altro che
un controllo tutt'altro che felice, ma arriva il fischio arbitrale a premiare la manovra offensiva del Milan. C'è un fallo che Russo guadagna di Carluccio e è andato in scivolata. Ricordiamo, nel trofeo Jack il regolamento è molto chiaro e vieta le scivolate in prossimità dell'avversario, quindi calcio piazzato dall'interno dell'area. Cutolo e Russo sul punto di battuta, Russo si stacca, folta barriera, Caporaso dietro la barriera, sembra quasi nascondersi. Cutolo sul punto di battuta e Simonelli, manca l'impatto con la sfera, acciccato clamorosamente. Giando era un'ottima occasione. Cioè, dire che Caporaso ha posizionato la barriera e si è messo in una posizione particolare. Intanto Nunziata centra la parte esterna del palo, sbuccia il legno. È una bella conclusione, Giando a giro, a mezza altezza, Fuschillo pare che c'era arrivato, però è il palo a dire di no allo sfortunato fulminio, Giuseppe. Contropiede fulminio che non si è concretizzato. Intanto il Tottenham ha provato a portare ancora pericoli dalle parti di Fuschillo. Adesso ha recuperato la sfera con Damiano, che intelligentemente decide di ripartire da Caporaso, che la getta lunghissima ed arriva una grandissima segnatura di Masi, che spalla alla porta, percepisce Fuschillo fuori dai pali e gira a rete con un tocco pregevolissimo. Milan 3, Tottenham 3, è un'altra partita. Giando, un bellissimo gol da parte di Masi, che lo conosciamo come difensore, invece qui si è comportato da vero centravanti, vero attaccante d'aria, è riuscito a insaccare con una bella girata. Adesso la partita è in completa stasi, vediamo un po' la risposta del Milan, che mi sembra veramente calato tantissimo. Sì, il Milan è come se avesse perso gran parte delle motivazioni oppure un calo atletico. In ogni caso il Tottenham sembra averne di più adesso. Rimessa che premia i rossoneri, Auricchio sul punto di battuta, serve Simonelli che prova il destro piazzato molto male a dire il vero dal cerchio di centrocampo. Torna a manovrare il Tottenham, Caporaso prova a darla lunga a Damiano. In questo caso palla a Masi, l'imbeccata lunga sempre per Di Carluccio, non si concretizza, rimessa laterale a favore del Tottenham. Nunziata, Masi, ancora Nunziata, rimessa laterale sempre per il Tottenham. Nunziata tenta l'imbeccata lunga per Damiano, che di sinistro cicca clamorosamente la sfera e perde il possesso. Di Carluccio in questo caso prova a giostrare, ma becca Simonelli. Si riparte da un calcio d'angolo a favore dei bianchi d'Inghilterra. Masi, manca l'impatto con la sfera. Riparte il Milan dalla rimessa laterale. Auricchio, Cutolo prova a far scivolare la sfera e lasciare sul posto Masi, ma il difensore è molto attento di Carluccio, costretto ad indietreggiare dal pressing di Cutolo. La spazza alla bene meglio e la sfera si spegne in fallo laterale. Fuschillo manovra palla al piede, serve Simonelli, un po' solo, cerca delle alternative. Auricchio prova ad involarsi, viene fermato da Nunziata, che anche in questo caso fa buona guardia. Auricchio dal punto di battuta, Simonelli tenta il gran tiro ma Damiano impatta la sfera. Simonelli, Fuschillo, serve Simonelli, pressing di Carluccio tutt'altro che efficace. Damiano, Cutolo, Simonelli, ancora Cutolo, parla al piede, prova a spostarsela sul destro, presidiato da Nunziata. Simonelli serve in profondità, Auricchio che dal nulla inventa un sinistro che c'entra il montante esterno della porta di Caporaso. Ancora Auricchio, palla al piede, guadagna un calcio di punizione da posizione importante.
Sì, Gian D'Auricchio vede la porta un po' ovunque, destro, sinistro, qualsiasi cosa, è veramente forte, sta veramente mettendo la sua firma sul match. Intanto calcio di punizione, Auricchio e Simonelli sul punto di battuta. Si stacca Auricchio, resta Simonelli. Il tiro di destro viene impallato da Masi. Cutolo prova a liberare il destro, ma c'è molta imprecisione. Il tiro termina alto. Simonelli intanto. Arriva una chiamata arbitrale abbastanza contestata dai rossoneri. Un fallo di mano e Simonelli professa la sua innocenza. Calcio di punizione per il Tottenham, l'arbitro è irremovibile dal suo fischio. Damiano, palla al piede. Confusione sul punto di battuta, Auricchio davanti alla sfera. Napolitano, Di Carluccio e Damiano in tre per un calcio di punizione. Si stacca Napolitano. Restano Damiano e Di Carluccio. In barriera Simonelli e Auricchio. Il tiro di Di Carluccio è di poco alto, circa 20 centimetri sopra il montante. Intanto Di Carluccio, un altro tiro. È spregone qui, spregone. Qui poteva concretizzare meglio. Auricchio si invola, palla al piede. Il ritorno di Di Carluccio. Giovino prova a servire in profondità. Cutolo che gira bene a rete, ma non c'entra la porta. Zero problemi per Caporaso, che palla al piede, serve in profondità Di Carluccio, costretto a tornare indietro per manovrare la sfera. Damiano, Simonelli esce bene e per due volte gli attacchi del Tottenham si infrangono contro la roccia rossonera. Intanto Fuschillo torna a manovrare. Simonelli, Fuschillo, palla al piede ancora per Simonelli, che cerca qualche soluzione, costretto a tornare da Fuschillo. Buon pressing da parte del Tottenham. Simonelli prova il tiro dalla lunga distanza. Jovino a sua volta tira di destro. Caporaso fa buona guardia. Intanto Napolitano serve Damiano sulla fascia opposta. Pallone in profondità, Napolitano spunta alle spalle di Cutolo, ma non riesce a gestire bene la sfera. Ha possibilità di ripartire Cutolo in contropiede. Jovino torna a più miti propositi, serve sul cerchio di centrocampo Auricchio, prestato da Di Carluccio. Cutolo, nunziata, scontro molto fisico. Nunziata prova a darle in profondità per Napolitano, che anche in questo caso ha un controllo abbastanza approssimativo. Guadagna una rimessa ad angolo, un calcio d'angolo di Carluccio, impattato da Simonelli. Auricchio, palla al piede, affrontato da Damiano che ferma la sua corsa. Auricchio anche in questo caso prova a seminare il panico fra i difensori avversari. Rimessa laterale, Russo, passaggio per nessuno. Simonelli è restato a presidiare il cerchio di centrocampo. Jovino ce l'ha sul destro, prova il tiro, e su questa conclusione del numero 7 rossonero termina la prima frazione di gioco. Un pareggio tutt'altro che equilibrato, abbiamo assistito praticamente a due diverse frazioni della prima parte di gara. Sì, Giando, una prima frazione di gioco dai due volti, l'inizio titubante e anche forse un po' impaurito del Tottenham ha permesso al Milan di dilagare nei primi minuti, ma poi il ritorno clamoroso anche con l'ingresso di Carluccio ha permesso agli Spurs di recuperare il match e far vedere un bel calcio a tutti gli ospiti stasera del Maracanã. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 3-3 fra Milan e Tottenham, in attesa della seconda frazione di gara. Linea alla regia.